Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video confronto improponibile. Autel Evo Lite versione Plus contro Fimi X8 SE 2022. Perché questo confronto improponibile, mi direte? Andrea, cosa lo fai a fare se è improponibile? Perché non sarà un confronto su chi è meglio, su chi è peggio, perché ovviamente lui è meglio di questo. Ma il confronto sarà dato dal fatto di due droni che sono arrivati sul mercato praticamente insieme, sono gli ultimi due droni arrivati. Hanno più o meno lo stesso peso, poco meno di 800 grammi per il Fimi X8 SE 2022, poco più di 800 grammi per Autel Evo Lite versione Plus. Il confronto perché? Perché sono due droni di due fasce di prezzo completamente diverse. Lui drone da 1300 euro, lui drone da circa 400 euro con i coupon sconto. Quindi questo confronto, ovviamente, come anche il prezzo già di suo va a sottolineare, questo è meglio di questo ed è tutto abbastanza scontato. Ma il confronto che voglio fare oggi è per chi vuole acquistare un drone di queste dimensioni, con queste caratteristiche, quindi droni che volano bene, droni sicuri, droni che hanno, diciamo, tante funzioni automatiche. No, lui automatico c'ha poco per adesso, lui tante funzioni automatiche, che però magari o per un discorso economico o per un discorso proprio di utilizzo, per quello che ne deve fare, gli può bastare questo, quindi non ha bisogno di acquistare questo, perché chi acquista questo è perché ha bisogno di determinate caratteristiche, soprattutto riguardanti il comparto video. Però secondo me ci sono utenti che un drone come questo è più che sufficiente, sia per un discorso video, sia per un discorso foto, che per un discorso di pilotaggio di drone, sicurezza di droni. Quindi questo video è solo per farvi vedere quanta differenza c'è tra questi due e se per tanti utenti potrebbe bastare questo anziché investire tanti soldi come questo. Quindi ragazzi, sarà un video semplice, quindi faremo delle riprese qua nella mia solita location di test, quindi qua nelle campagne brianzole, faremo un po' di riprese più o meno simili dal punto di vista delle location. Poi proveremo due o tre voli automatici per vedere come lo fa lui e come lo fa lui. E poi ovviamente faremo un return to home per vedere come si comporta lui nel return to home e come si comporta lui nel return to home. Perché comunque l'RTH è un discorso di sicurezza e è sempre bello vedere un drone come questo che lo fa bene. Ok, siamo tutti d'accordo, costa 1300 euro e guai se non lo fa bene. Ma un drone da 400 euro non è sempre scontato che lo faccia bene, ma bene vuol dire arrivare sul landing, perché poi tutti tornano da dove partono, anche quelli più economici ormai sono precisi nel ritornare nella location di partenza. Però con un drone di questo livello il confronto sarà proprio sul landing pad. Allora, i due droni ragazzi, ovviamente dal punto di vista della fotocamera non c'entrano niente, questa è una fotocamera con un sensore da un pollice, questo con la fotocamera esattamente della metà, un sensore da mezzo pollice. Poi come ho detto anche nella video recensione, secondo me non ancora ottimizzata nella gestione della luce, sicuramente Fimi interverrà con gli aggiornamenti, anche perché le due fotocamere penso che parlino da sole solo guardando la dimensione. E poi per il resto però questo è un drone più completo sotto tutti gli aspetti. A lui mancano un sacco di funzioni automatiche tipo l'Active Track, che invece qua già abbiamo, non ha i waypoint, qua abbiamo anche i waypoint già di serie nell'applicazione che dobbiamo utilizzare, si sta alzando anche il vento e questo è interessante perché tutti questi due droni hanno caratteristiche di resistenza al vento davvero importanti. Lui di livello 7, ma lui addirittura di livello 8. E come ho già detto anche nel video della recensione di lui, il Mavic 3 ha una resistenza al vento di livello 6. Ovviamente prima di decollare per entrambi calibrazione della bussola, così entrambi partiranno alla pari anche da quel punto di vista. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo e iniziamo questo video confronto tra Evo Lite versione Plus e Fimi X8 SE 2022. Andiamo!
faremo un RTH di confronto, quindi andremo ad una distanza di circa 250 metri ad un'altezza di circa 80 metri per entrambi e poi faremo l'RTH. L'RTH ovviamente sarà basato sul landing pad, quindi vedremo come lui, drone da 1300 euro, gestisce un RTH in questa situazione di vento e distanze di questo tipo e stessa distanza di lui. Quindi il nostro punto di riferimento sarà questo pad. Perfetto ragazzi, il drone è a 250 metri, facciamo l'RTH del Fimi X8 SE 2022. Ha iniziato a fare l'RTH e vediamo come si comporta. Abbasso anche la videocamera, così almeno vediamo se riesce, così vediamo quanto è preciso sul landing. Perfetto, sta arrivando, abbasso del tutto la videocamera e ragazzi guardiamo se riesce a beccare il landing. Perché anche questo è un confronto che ci sta fra un drone da 400 euro rispetto a un drone da 1300 euro. È esattamente sopra, eh? Potrebbe beccare il landing, vediamo. Per adesso non vede il pad, ma dovrebbe vederlo quando si avvicina, vediamo. Allora, ancora adesso non lo vede. Vediamo se ad un certo punto dovrebbe iniziare a vederlo. Ok, ha visto il pad, avete visto il landing pad individuato, il drone si sposta da solo e guardiamolo sul pad. Ragazzi, tanta roba, guardatelo. Perfetto. Avete visto che fino a una certa altezza non ha visto il pad perché era talmente alto il drone. L'optical flow non riusciva a leggere ovviamente il pad, ma quando è arrivato a circa 6-7 metri, adesso non ho visto bene più o meno l'altezza è quella, quindi anche se il drone è leggermente spostato perché in realtà sarebbe atterrato più o meno qua, ma l'optical flow ha visto il pad, lui si è spostato ed ha beccato il landing. Eravamo a 250 metri a circa 80 metri d'altezza. Adesso andiamo anche con Autel Evolight Plus a 250 metri a 80 metri d'altezza e facciamo l'RTH e vediamo come si comporta rispetto al landing pad. Quindi adesso andiamo alla distanza prestabilita. Perfetto, siamo a 80 metri d'altezza, 260 metri di distanza, quindi siamo più o meno sulla stessa distanza del Fimi X8 SE 2022. Vado ad attivare l'RTH. Ok, RTH attivato. Vediamo il comportamento adesso di questo Evolight Plus, drone da 1300 euro rispetto al landing pad e rispetto ovviamente a Fimi X8 SE 2022. Drone da 400 euro. È qua sopra. Vado ad abbassare anche qua la telecamera così guardiamo a colpo d'occhio come inquadra il landing pad. Sì, direi che visto da questa altezza potrebbe beccarlo. Vediamo. Sì, direi che forse ci siamo. Vediamo. Fimi X8 SE 2022 preso in pieno, avete visto, letto dall'optical flow, la telecamerina che c'è sotto, quindi lui posizionato in maniera perfetta. Vediamo cosa fa lui. Secondo me non lo becca, eh? Ah no, adesso si è spostato. Ok, vediamo. Vediamo. Forse ce la fa. O forse no. Vediamo. No, non lo becca, mi sa che non lo becca, vediamo. E lì, no, forse lo becca. Allora, lo becchi o non lo becchi? Cosa stai facendo? Non l'ha beccato. Ha sbagliato di pochissimo, Però 1300 euro non l'ha beccato, 400 euro l'ha beccato con anche lettura dell'optical flow. Ovviamente è un errore irrisorio, parliamo di
20 centimetri, però sono 20 centimetri che nei 900 euro di differenza fanno la differenza, secondo me, un po'. Quindi ragazzi, il video confronto è finito, scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate riguardanti questi due droni, se diciamo questi 400 euro spesi per lui possono bastare per tantissimi utenti dal punto di vista delle sue prestazioni, o se invece bisogna acquistare assolutamente un drone di questo livello. Avete visto l'RTH impressionante, il Fimix 8 SE 2022, come anche il suo predecessore, che usando l'Optical Flow, quindi la telecamerina che ha qua sotto, legge il landing pad e lo fa atterrare in maniera perfetta sul landing. Lui l'ha sbagliato di pochissimo, di 20 centimetri, che sono veramente niente, cioè praticamente è tornato da dove è partito, però è quel niente che nei 900 euro di differenza, secondo me, diventano non 20 centimetri, ma 2 metri. Ovviamente sto scherzando, ma neanche più di tanto. Quindi ragazzi, aspetto i vostri commenti, ovviamente non su chi è meglio, su chi è peggio, perché è abbastanza evidente la differenza, ma proprio sul discorso se vale la pena risparmiare 900 euro per avere comunque un drone che magari ci dà comunque delle soddisfazioni senza ovviamente avere pretese assurde dal punto di vista video e foto, ma per tutto il resto sicuramente tanta tanta roba, e anche la trasmissione video, ragazzi, è tanta roba. Questo Fimi X8 SE 2022 è pazzesco, lui altrettanto. Poi lui che lavora sulle frequenze 2,4, 5,8 e 5,2 ancora di più, perché ovviamente ha più possibilità di switchare tra le frequenze e avere sempre una connessione ottimale anche con tante interferenze. Lui invece lavora solo sulla frequenza 2,4. Quindi ragazzi, se questo è il mio video confronto fra due droni improponibili dal punto di vista del confronto, perché 1300 euro e 400 euro, quindi 900 euro di differenza, sicuramente rende il confronto puramente tecnico improponibile. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, tantissimi spoiler di dove vado a volare, le location, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!